Salve Zampi dei Libelli e benvenuti in quello che sarà, penso, il book haul più lungo della storia. Come avrete letto dal titolo, il video di oggi vi parla del book haul del Comic Con di Napoli del 2018. Oggi è precisamente 1 maggio. Non ho idea di quando vedrete questo video sul canale, quando avrò tempo di editarlo. Il Comic Con oggi c'è ancora, io non ci sono andata perché Gabriella è tornata a casa, oggi tornavano a casa Giada e Camilla. Quindi diciamo nessuno. Chantal doveva lavorare, quindi diciamo che nessuna di noi oggi si è organizzata per andare al Comic Con, quindi diciamo oggi giornata di riposo. E praticamente io mi sono guardata intorno in camera mia. E sembra che sia esplosa una bomba, tenendo conto che l'ho messa a posto proprio venerdì, dicendo che sabato, domenica e lunedì non ho tempo di fare le cose, adesso mi pulisco tutto, mi cambio le lenzuola, faccio così, faccio così. Così per martedì sarà tutto ordinato perché dovrò mettere a posto solo i vestiti. E invece no, perché i vestiti li ho messi tutti a lavare perché si dovevano bruciare. E tutta la stanza è disseminata di graphic novel, di fumetti, manga, fogli, volantini, mappa del Comic Con, zainetto del Comic Con, di tutto. Infatti partiamo proprio con il Survival Kit 2018, che è questo zaino che ogni anno è sempre più osceno, cioè nel senso che è una di quelle cose che ci metti tipo le ciabatte e le scarpe dentro quando vai da qualche parte, non è che lo usi, perché io poi questi zainetti così non è che li uso. Dentro c'erano volantini a caso, buoni sconto e bla bla bla, e praticamente una preview di Nomen Omen di Jacopo Camagni e Marco Bibucci. E no, non è al contrario, è proprio così, che uscirà a novembre per Panini Comics ed è il volume 2. E poi ci sono tutta una serie di giornaletti, volantini, cioè tutte queste carte, cazzi e mazzi vari. La cosa principale che usciva dal Survival Kit, scusatemi. Ah, questa era pure la mappa, era praticamente i cartolini varie. La locandina di quest'anno era questa, solo due pulcinella. Tra l'altro quest'anno era il 20° anno del Comic Con di Napoli. E che stavo dicendo? La cosa importante era la Comic Con Card, che è la tessera che ti dava praticamente accesso ad alcune zone, ti dava tipo sconti in alcuni negozi, quindi noi l'abbiamo usata per questi scopi. Ma ovviamente io adesso vi farò vedere tutto quello che ho comprato. Tutto quello che mi sono portata da casa e fatto praticamente autografare barra schiacciare, ma non nell'ordine di giornata perché non me lo ricordo perché la roba sta buttata così alla rinfusa. Quindi direi di partire subito col primo acquisto che ho fatto. Il primo acquisto che ho fatto, che poi in realtà non è stato manco un mio acquisto, ma sono stati i regali di fidanzato perché sabato mi sono trascinata a lui, fratello e cognato di fratello, che sarebbe il fratello di cara cognata, è stato Witch Art Edition, cioè praticamente con la cover di Mirkandolfo. Questo praticamente contiene i primi 3 episodi. Io non sono molto ferrata sulle Witch, ho letto qualcosina quando ero adolescente, però è Gabriella quella più informata. Infatti è Gabriella che ci ha fatto fare questo acquisto. Costa appunto 9,90 euro e me lo sono fatto schiacciare da Mirkandolfo, che mi ha disegnato Cornelia. Io non so se ve le ricordate, le mie preferite erano Cornelia e Will, che era la protagonista in un certo senso. E ovviamente vi ripeto, questo sarà un book haul, non sto a dirvi le trame, non sto a parlare delle cose in sé, vi faccio solo vedere quello che ho comprato. Mentre la seconda cosa, bam, e sbatte tutto, mentre la seconda cosa che mi ha comprato fidanzato, che è anche in pandan con la mia camicia, con i miei capelli, con il mio sbatto e tutto il resto, è il manga di Anna dai capelli rossi di Yumiko Igarashi, con storia originale di Lucy Maud Montgomery, uno di tre, sono solo 3 volumi ed è per questo che l'ho acquistato, perché ho detto ragazzi, è finito? Sì. Quanti numeri sono? 3. Ok, lo possiamo comprare. Diciamo che possiamo andare per casa editrice, fare questa divisione non per giorni ma per casa editrice. Il primo graphic novel che vi mostro è Non bisogna dare attenzione alle bambine che urlano di Eleonora Antonioni e Francesca Ruggero, con cui ho avuto modo di chiacchierare, che ho avuto modo di conoscere durante l'incontro che Aris Edizioni ha organizzato al Bar Blasius proprio sabato 28 aprile. Ero in compagnia di altre blogger. C'è anche una foto sul profilo di Eris e questo è praticamente un omaggio agli anni 90, quindi tra l'altro dentro è disegnato tutto a penne, le penne Muji di vari colori, ha ovviamente un codice di colori, sono 3 racconti e niente, io mi sono già innamorata mentre le autrici ne parlavano, quindi non vedo l'ora di leggerlo. E sempre di Eris Edizioni ho avuto modo di recuperare Drinking at the Movies di Giulia o Giulia. Bertz, credo si dica così, che è una sorta di autobiografia dell'autrice,
quando è andata a vivere a New York, quando aveva 20 anni, una cosa del genere, non ne so molto, però siccome è tipo sempre in bianco e nero come Sacred Heart, che avevo già letto ed adorato, non potevo non prenderlo, insomma. È stata poi la volta degli acquisti fatti, diciamo, in un negozio che era lo Star Comics, no, lo Star Comics, lo Star Shop di Napoli. Ma io confondo sempre Star Shop e Star Comics. La prima cosa che ho acquistato, tra l'altro, lì ci lavorava Luigi, quindi santo Luigi che mi consiglia sempre cose belle. Io ero andata principalmente là per recuperare il secondo volume di Chiisa Kobe di Minetaro Mochizuki. Ho letto il primo qualche giorno prima di andare al Comic Con perché è stato un regalo di Elisa di compleanno. Poi arriverà anche il bucle di compleanno, non vi preoccupate. Quindi questo è il secondo volume, è fatto solo di 4 volumi, vi ripeto, ormai io compro solo cose che sono finite e hanno un numero massimo di 10 numeri, poi basta. Cioè se ne hanno meno di 10 sono una persona contenta. Quindi ho preso questo che ha un prezzo di copertina di 9,50 euro e ho preso poi una cosa che avevo visto sempre in giro dappertutto. Luigi ha detto no, Ile, te la devi troppo prendere. È una gru infreddolita, storia di una geisha di Kazuo Kamimura. Ovviamente io mi scuso per le mie pronunce di merda, però sì, cioè, mi dispiace, questo è edito da J-Pop, sì, ed ha un prezzo di, che non c'è scritto, di 14 euro, volume unico. Vedete, ritorniamo sempre sulla stessa cosa. Comunque anche Chiisa numero 2, edito da J-Pop Manga. E poi ho preso, sempre su consiglio di Luigi, il primo numero di Il riccio innamorato di Nao Inachi, non so minimamente di cosa parla, e poi Arte. Io l'ho visto sfamato dappertutto, soprattutto da parte di un mio amico che fa il fumettista, che è di Kei Okubo, ed è praticamente ambientato, se non erro, in una Firenze rinascimentale, quindi già questo ci piace. Non so quanti numeri siano, su questo non mi sono informata, ma mi informerò presto. Veniamo poi a Canicola Edizioni. Sono stata abbastanza stupida. Ho preso comunque Ragazze Cattive di Anko. Credo si dica così, e se non sbaglio lei è coreana, perché la Comic Con Guard, la Comic Con Card dava la possibilità di avere il 15% di sconto da Canicola e io sapevo che loro stavano pubblicizzando tantissimo questo nuovo volume che avrebbero presentato al Comic Con. Infatti ha un prezzo di copertina di 18 euro, ma io l'ho pagato 15 euro col 15% di sconto, ma sono una deficiente perché siamo andate da Canicola estremamente tardi, domenica, erano verso le 6, l'autrice stava solo sabato e domenica e praticamente quando sono arrivata io si era appena alzata per andarsene e quindi purtroppo non sono riuscita a farmi fare lo sketch. Brava Ileana, sei proprio una cretina. Sono passata poi da Edizioni BD perché, come sapete dal mio unboxing, io avevo letto Black Gospel di Vinci Cardona, che praticamente mi ha scritto qui Vinci Cardona 2018 per la Svamps, però poi mi ha fatto un disegno bellissimo che è Maddalena. A China e c'è scritto: "Oh, ma che ansia, Vinci Cardona per la Svamps", quindi grazie Vinci, non ti preoccupare, non sono cattiva con tutti i libri. E ho approfittato per prendere una cosa che volevo da un sacco di tempo, che è Giant Days di Alison Tremaine, non Tremaine, che Tremaine è la mamma della matrigna di Cenerentola, e Cogar, che è praticamente ambientato sulla vita universitaria, sulla convivenza tra coinquilini. Non ne so molto, però tutti ne parlano bene, quindi ho deciso di acquistare il primo volume. Momentaneamente sono fermi a 4. Non si sa quanti numeri saranno, però vedremo. Arrivano poi le belle cose cospicue targate Bao Publishing. Per quanto riguarda gli acquisti, non potevo non prendere Guardati dal Beluga Magico di Daniel Cueglio, perché Cueglio è stato là, l'abbiamo stalkerato praticamente sempre. E quindi questa è una raccolta di tutte le strisce, ci hanno fatto un blog tour, Chantal ieri 30 aprile ha fatto pure la live in diretta. Quello mi ha dato questa cartolina bellissima, tra l'altro questo disegno lui l'aveva messo sul suo profilo. Dietro c'è un vecchietto, però io amo questi, di più questi due che sono nudi sul divano a coccolarsi perché mi piacciono troppo. E poi mi ha disegnato, oh, Angela, il signor Angela. Buonasera e bentornati ad Ulisse, il piacere di vedere me. Adoro. Grazie Daniele, scusaci se ti abbiamo praticamente stalkerato come l'impossibile. E poi ho recuperato, visto che c'era anche Guarnaccia, Iperurania è enorme. Ovviamente Donatella di Chibi is the Way, e tutte le altre che hanno partecipato al blog tour mi hanno fatto venire voglia di leggerlo, tra l'altro è bellissimo. E Guarnaccia mi ha fatto lo sketch super veloce di Ban, che è il protagonista, quindi tra l'altro anche Luigi mi aveva fatto venire voglia di leggerlo con la sua recensione, e c'era anche la sua intervista a Guarnaccia,
che io ho letto, so che è un volume unico, finito, concluso, basta, caput, e quindi ovviamente non potevo non prenderlo e farmelo schecciare. Sempre sulla falsariga di Bao, questo video verrà lunghissimo, però stiamo sempre parlando di acquisti Bao. Siccome Luigi per il mio compleanno me l'ha portato al Comic-Con e mi ha preso il volume 1 di Aqualung, che io dico sempre Aqualung, però lo so che si dice Aqualung perché Lang sarebbe polmone, che mi è stato schecciato con la protagonista da French Carlomagno con le dediche di Jacopo Paliaga, che anche loro li ho stalkerati parecchio. Tra l'altro sono andata da loro dicendo: ragazzi, io vi voglio bene, siete bravi, ma le vostre fidanzate sono bellissime, che è la cosa più creepy che si può dire a qualcuno. E loro mi hanno scritto: ciao a tutti svampitelli belli, buon compleanno pepperbe, e poi mi hanno disegnato una torta con scritto svamp sulla torta. Ragazzi, vi adoro, siete gentilissimi. Ho approfittato per prendere che cosa? Il terzo volume di Aqualung. Non ho preso la variant perché la variant per me è troppo arancione. Io odio l'arancione, quindi voi direte: c'hai i capelli rossi arancioni, come fai a odiarlo? No, il color cocozza non mi piace, proprio color zucca non mi piace. Tra l'altro loro volevano farlo rosa e io avrei apprezzato, però non potevano farlo rosa perché cromaticamente non sarebbe andato bene con gli altri volumi e l'hanno dovuto fare arancione. Babbo. E quindi mi sono fatta schecciare Beth, che praticamente è questa con i capelli neri e il ciuffo rosa e l'espressione visibilmente incazzata, e perché sono un po' io, e ovviamente nella sobrietà che mi contraddistingue mi sono fatta scrivere: che minchia guaddi, con sempre per la Svamps, con il marchio di fabbrica, no, com'è il coso del copyright, cioè io non dovrò mai cambiare nickname perché c'ho tutto firmato per la Svamps, ed è molto divertente. Questi erano i miei acquisti Bao, ma le cose Bao che mi sono fatta firmare sono state tantissime, cioè praticamente c'è stato anche, come quando eravamo piccoli, sempre di Paliaga e Carlo Magno, cioè veramente ho fatto la zecca, mi sono fatta disegnare Alice per la Svamps, che canta un verso dei Mumford & Sons, che sono uno dei miei gruppi preferiti, citati all'interno della graphic novel, gruppo amato da Paliaga e Carlo Magno, che sono andati a vederli pure live, ed è un verso di Winter Winds, che è una delle mie canzoni preferite, quindi, cioè ragazzi, grazie mille davvero, cioè mi avete sopportato, siete veramente, non lo so, voglio essere amica vostra praticamente. E rimanendo sempre in ambito di cose Bao che mi sono fatta firmare anche Residenza Arcadia da Daniel Cuello, facendomi disegnare Emilio perché io le adoro, e quindi perché mescolare il formaggio con le verdure? Non lo so Emi, non lo so proprio. Io volevo una cosa un po' più volgare, però, cioè, nel senso, c'è già all'interno, è una vignetta che c'è all'interno del graphic novel, però va bene, quello, ti voglio bene lo stesso, grazie mille, mi ha dato anche un'altra cartolina, così potrò mettere una dal lato dei ragazzi e una dal lato dei vecchietti. E poi mi sono fatta firmare Un romantico a Milano di Sergio Gerasi, di cui vi ho già parlato. Gerasi mi ha disegnato Alda Merini, wagyu. Cioè, wagyu, ma non scherziamo proprio, è bellissima, cioè c'ha un modo di disegnare talmente delicato, e lui è tipo Drogo, cioè camicia a fiori, cappello di paglia, cioè Gerasi, sergione nazionale proprio. Per continuare sulla falsariga di Bao, che avevo già ma che mi sono fatta firmare, Kids with Guns, dopo aver stalkerato praticamente quel povero Cristo di Capitan Artiglio dappertutto, averlo assillato col fatto che mi doveva fare un Velociraptor, Capitan Artiglio mi ha disegnato un Velociraptor! E poi ha scritto: grazie Ileana, grazie Arti, ti voglio bene, cioè grazie per avermi sopportato, io sono insopportabile, sono una stalker pazza, però grazie di tutto. E sempre di Bao, ultimo ma non meno importante, zan zan zan, la profezia dell'armadillo. Dopo esserci messa in fila per Zero Calcale dalle 10 del mattino, grazie alle ragazze che hanno preso anche un numerino per me perché io sono arrivata con 10 minuti di ritardo, Calcare, che stava fresco e tosto perché noi eravamo praticamente dal numero 10 in poi, eravamo 7-8 di noi, quindi eravamo 10, 11, 12, 13, 14, blablabla, mi ha disegnato quello che cazzo mi pareva a me, e io mi sono fatta disegnare questo. Ora, aspettando un attimo che metto a fuoco, voi non so se potete vederlo bene, questo è Calcare, disegnato come Dio, vedete con la barba e il simbolo degli illuminati in fronte, con l'armadillo che sarebbe San Pietro, mentre mi sta creando. E sì, c'è questo calderone con che bolle sul fuoco con scritto Ileana, e lui scrive: oh, mi sono caduti dentro te d'ansia, che faccio, lascio? Calcare, ti amo. Ti amo veramente, grazie. Tra l'altro alle ragazze, a tutto il gruppo di ragazze, ha disegnato mezzo cast degli Avengers, tra cui Bucky, Doctor Strange, Spider-Man. Ti adoriamo Calcare, veramente ti adoriamo. Ma ovviamente
ovviamente io sono cogliona perché avevo buttato questo fumetto tipo quasi sotto al letto, perché di Bao manca un'ultima cosa. Dopo aver fatto una fila interminabile, dopo averla attesa perché poverina, 3 ore di ritardo il treno, arriva in albergo, la sua stanza non è pronta, corre trafelata al Comic Con e trova noi ad aspettarla come dei pazzi assatanati. La giusta mezz'ora di Flavia Biondi, che è una persona dolcissima e molto simpatica con cui abbiamo condiviso i problemi del trovare le case. Tra l'altro c'era una ragazza che doveva prendere il treno, quindi abbiamo fatto passare lei avanti perché doveva necessariamente prendere il treno. Io dovevo andare via e le altre ragazze hanno fatto passare me avanti. Sapete quanto io abbia amato la giusta mezz'ora? E lei mi ha detto: che cosa ti disegno? Io ero tentata di farmi disegnare Manuel perché mi ricorda il mio fidanzato e quindi... Però poi ho optato per lei e non mi riferisco a Mia, ma alla dama medievale, che è bellissima. Quindi Flavia, grazie mille, è stupenda, sei stata gentilissima. Io non so mai, non so se gli autori guarderanno mai questo video, però grazie a tutti perché avete avuto una pazienza al limite dell'inimmaginabile. Arriviamo poi agli acquisti Tunue. Da Tunue io ho lasciato il portafoglio, un attimo che li recupero tutti. Allora, che cosa ho preso da Tunue? La prima cosa che ho preso di Tunue, nonostante io già l'avessi letto in digitale, nonostante io abbia già pubblicato la recensione che probabilmente avete letto sul blog, e se non avete letto, e se non l'avete letta, andatela subito a recuperare, che magari se mi ricordo quando edito questo video lo metto nell'info box, è stato Sofia dell'Oceano di Marco Nucci e Kalina Muhova. Muhova? O Muova? Non lo so se la H è muta, perdonami Kalina, che è una persona dolcissima e c'ha tipo un astuccio pieno di penne, pieno di matite, cioè tutti ci hanno queste cose grandiose, tipo il chirurgo, oppure quando l'estetista apre quel coso dei trucchi e ta 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 si apre tutta sta cosa a portafoglio e dentro stanno matite, pennarelli, gomme, china, penne mugi, c'è di tutto, cioè è proprio una gioia per gli occhi. Sapete quanto mi sia piaciuto? Questo ha un prezzo di copertina di 27 euro. Tra l'altro mi sono dimenticata di dirvi i prezzi di tutte le altre cose, ma tanto vi metto tutti i link nell'info box da cui potete acquistare direttamente, leggere le trame. Se acquistate dai miei link mi fa veramente piacere. Vi voglio bene, vi prego fatelo, perché così contribuite a far crescere il canale. E praticamente io ho fatto una bellissima figuraccia, perché in realtà non mi ero accorta che lei mi aveva già schiacciato Sofia, che è la protagonista, ha detto: mi fai Capitan Occhio Blu? E lei di qua mi ha disegnato Capitan Occhio Blu, perché io sono codiglione deficiente. E poi Nucci mi ha scritto: Ileana, credo che tu abbia bisogno di un soprannome da avventuriera, che ne dici di Ileana delle scogliere? E c'è Sofia che gli risponde: che scemo. Buona rilettura, perché io gli ho detto che comunque l'avevo già letto e l'avevo amato, con le firme di entrambi per Ileana, grazie e buon Comic Con. Ragazzi, io non so che dire, veramente, non so veramente che dire. Poi che cosa ho preso? Ho preso 2 volumi disegnati dalla stessa persona presente lì al Comic Con, ma scritti da 2 persone diverse. Di Enna e Lefebvre ho preso Susine e il Dormiveglia, e di Gautier, già soprannominata, già ne avete già sentito parlare nell'Uomo Montagna, e sempre Lefebvre, La spaventosa paura di Epiphanie Freyer, sempre queste cose francesi che io non so pronunciare. Partiamo da Susine e il Dormiveglia. Tra l'altro Lefebvre disegna in una maniera poetica, con gli acquerelli, tutto calmo, tutto carino. C'è questo bel mostriciattolo con scritto Pur Ileana, perché ovviamente mi chiedevano come ti chiami e io gli dovevo scrivere il nome sul bigliettino. Mentre per quanto riguarda La spaventosa paura di Epiphanie, ho proprio il personaggino, è proprio Epiphanie, Pur Ileana, con quella bella penna che si mette l'acqua dentro e ci disegni con gli acquerelli. Siccome c'era Gaia Cardinali, allora ragazzi, voi dovete sapere che io tendo ad acquistare solo cose di cui c'è l'autore o l'autrice o gli autori, perché ha molto più senso, perché sennò il resto lo prendo su internet, cioè voglio dire. Ho preso Victoria, che tutte le ragazze appunto hanno già letto, hanno amato. A me non era stato inviato, però ero un po' indecisa se prenderlo o meno. C'era Gaia e quindi ho deciso di acquistarlo e Gaia mi ha disegnato proprio Vittoria. Vittoria con scritta Ileana, grazie mille, buona lettura. Gaia Cardinale 2018, quindi io adoro il fatto di avere tutti questi sketch e quando dovrò fare tutte queste foto sarà molto molto divertente. In ultimo degli acquisti, ultimo ma non meno importante, c'è stato Guni
di Tauro e Carigola, che è uscito tipo da pochissimo. Loro mi hanno visto, mi hanno riconosciuto da lontano. Ileana, ho detto sì, come sono contenta quando mi riconoscete. Tra l'altro, ecco cosa mi mancava. Sì, ve lo faccio vedere dopo. Perché stiamo ancora parlando degli acquisti, e mi hanno disegnato la protagonista, che è una sirenetta. È una sirenetta carinissima. E tra l'altro, la citazione di Guni, cioè la prima frase di Guni è: un cavallo non è strano e non lo è nemmeno un corno, ma se li metti insieme hai un unicorno, che è una frase di Ted Mosby di How I Met Your Mother. Quindi, ragazzi, geni, geni, vi adoro. Sei pronta a vivere una fantastica avventura? Grazie di cuore, buona lettura avventura, Tauro e Carigola. Sono proprio due cupcake dolcissimi. Restando sempre su Tauro e Carigola, voi sapete che io l'anno scorso ho letto Claire e Malou. Non potevo non farmelo schiacciare, e quindi mi hanno disegnato proprio Claire e Malou. Un abbraccio grosso, un grosso bacio e buona lettura. Bau, vabbè, sì, era capito, non c'era bisogno che vi spiegassi la battuta. Sempre sull'onda dei francesi, perché accanto alle Febvre c'era Nob di Dead, mi sono fatta disegnare proprio Dead e Panda, che è praticamente la figlia più adulta, quella che sta all'università, quella più cagacazza. Ed è bello perché ci ho dovuto parlare in inglese perché io non parlo francese. Di Tunue, ultimo ma non importante, la donna del mio cuore e del cuore di Gabriella. Niente, lei, la sapete, la conoscete, Simona Binni. Simona Binni che mi ha autografato la memoria delle tartarughe marine, perché praticamente io mi ero già fatta autografare l'anno scorso Silverwood Lake, che avevo amato. Mi ha fatto un disegno fantastico, che è uno dei protagonisti della storia, che o me le disegna coi capelli rossi o me le disegna coi capelli rosa, quindi Simona ti amo. E per Ileana con amicizia Comic-Con più 20, cioè i 20 anni del Comic-Con. E quindi questa è l'ultima cosa che mi sono fatta firmare. Io sono dell'opinione che secondo me mi sono scordata qualcosa, però una cosa che volevo farvi vedere sono alcune preview che mi hanno dato da Edizioni BD. La prima è questa Monster Girl di Kazuki Funatsu, cioè sono tutte preview che poi leggerò e deciderò se prenderle o meno. Wonderland di Yuko Ishikawa, preview gratuita, vabbè. E poi Horimiya, che è questo di Hero e Daisuke Ajivara. Ajivara? Ajivara. E poi ultimo, ma non meno importante, l'avevo già visto sul canale di Gabriella quando aveva fatto l'unboxing di Popstar. Oltre le onde di Yuki Kamata, che? Yuki Kamatani. E Shimanami Tasogare, no, vabbè, forse è il titolo. Shimanami Tasogare, sono una bestia ignorante. Perdonatemi, sparatemi, ammazzatemi. E niente, ragazzi, questo video è stato penso il più lungo book haul della storia. Spero che non vi abbia annoiato. Spero che vi siano piaciuti tutti i miei acquisti. Se avete delle domande, fatemele pure nei commenti. Lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e niente. Fatemi sapere se siete stati al Comic Con e magari non siamo riusciti a beccarci. Se sarete a qualche altra fiera, perché prossimamente ci sarà l'Art Festival a fine maggio. Io non so se ci andrò, ma se posso, cerco di andarci. Fatemi sapere se avete letto qualcuna delle cose che io ho comprato, se avete intenzione di comprare qualcosa, quindi diciamo commentate, commentate, commentate. E appunto vi lascio tutti i link nell'info box, anche magari di video di cui sono state già fatte recensioni, i link per andare direttamente a vedere le trame e cose varie. E credo di aver detto tutto, non vorrei dilungarmi oltre. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero vivamente di non essermi dimenticata qualcosa, ma pazienza, gamba fa, non fa niente, sicuramente mettendo a posto troverò altre cose, ma credo di no perché sono queste tutte le cose, cioè il conto che mi sono fatta ieri sera con Gabriella che è tornata tipo a mezzanotte a casa sua. E niente, io vi ringrazio per aver guardato il video fino ad adesso, siete veramente di ferro. Vi lascio al prossimo video, vi mando un bacio, ciao aiù!